Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito, ragazzi, vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram. Detto questo, sigla e poi ci diamo dentro col video. Oggi, ragazzi, voglio parlarvi di un caso che in realtà mi è stato consigliato in qualche direct su Instagram. In realtà queste richieste non erano tante, ma quando mi sono informata sulla questione, per me è stato inevitabile tentare di approfondire tutta la faccenda. Oggi, ragazzi, parliamo di una semplice ragazza, Christina Long, detta Chrissy, e del suo segreto nascosto tra le chat room di internet. Questo segreto, purtroppo, le è costato davvero caro, tanto caro, e questa vicenda si è trasformata ben presto in una terribile tragedia. Ma come al solito, andiamo con ordine. Christina, chi era? Siamo a Danbury, una città degli Stati Uniti situata nella contea di Fairfield. Ci troviamo per l'esattezza nella parte orientale del Connecticut e Christina Long è un'adolescente che si è trasferita da poco da sua zia, Shelley Rilling. Christina si è trasferita dalla zia perché sua madre aveva un grosso problema con il consumo di sostanze particolari. Inoltre, il padre di Christina se n'è andato quando lei aveva malapena 2 anni e sua madre successivamente ha iniziato a frequentare decine e decine di uomini. Quello sicuramente non era un ambiente sano e sicuro per crescere una ragazzina. Sua madre era troppo occupata a gestire la sua dipendenza e a vedersi con tantissimi uomini per dare ascolto a Christina, sua figlia. Ed è proprio in questo modo che la zia di Christina riesce a ottenere l'affidamento della ragazza. Shelley Rilling, la zia di Cristina, ha 51 anni e fa l'agente di commercio. Inoltre, Shelley vuole davvero bene a Cristina e ogni volta che le persone le vedevano assieme, le scambiavano per madre e figlia, perché effettivamente avevano un rapporto molto molto particolare ed erano molto molto legate. Arriva settembre, Shelley scrive Cristina ad una scuola privata del quartiere, ossia la St. Peter School. Shelley non sapeva neanche come sarebbe riuscita a pagare la retta scolastica, ma per il futuro di Cristina, sua zia vuole il meglio. Shelley è convinta che per Christina quella scuola sarebbe stata un ambiente sicuramente molto più protettivo e sicuro. E in effetti la St. Peter School è una scuola esclusiva, composta principalmente da ragazzi benestanti e, in effetti, Christina era spaventata dall'idea di non essere assolutamente accettata a causa del suo ceto sociale. Però Christina è dolce, amichevole, simpatica e ben presto si fa degli amici in una nuova scuola. Arriviamo ad aprile del 2001, sono passati 9 mesi da quando Christina si è trasferita da sua zia. E pare che la ragazza si sia lasciata alle spalle tutti i brutti ricordi della sua infanzia. Pensate che Christine faceva parte delle cheerleaders ed era il vicecapitano. Però, molto spesso, la tristezza pervade Christina, che pensa a sua madre. E sua zia ovviamente si accorge immediatamente che in Christina c'è qualcosa che non va. Shelley quindi chiede se può essere utile, se può fare qualcosa per far star meglio Christina. E la ragazza dice a sua zia che tutte le sue compagne di scuola possiedono un computer e quindi avrebbe voluto averlo anche lei. Sua zia Shelley l'accontenta e Christina, una volta entrata online, inizia a scambiarsi delle mail con sua sorella maggiore, Shona, che ha 19 anni e abita con il suo fidanzato Bobby in Giappone. Passa del tempo e Christina sta per conoscere il mondo di internet approcciandosi proprio alle chat room. Quindi Christina, con una sua amica di scuola, crea un account, scegliendo il nickname Long Too Hot For You. Tutte le amiche che Christina ha conosciuto a scuola navigano in queste chat room e quindi la ragazza crea un account, mentendo però sulla sua età. Infatti, scrive che ha 14 anni nell'account, ma in realtà Christina ne ha solo 12. Su internet potevi davvero essere chi volevi e Christina, appena crea il suo profilo, viene immediatamente contattata da un ragazzo ed inizia a chattare con lui. Il nickname di questo ragazzo era Eclipse e ovviamente Christina non ha assolutamente idea di chi sia. Inizia a parlarci in modo amichevole e passa molto tempo a parlare con lui in chat. Nel frattempo però Shelley, la zia di Christina, è preoccupata per sua nipote, che sembra essere sempre più collegata al computer e sempre più scollegata dall'effettiva realtà. La riprende ricordandole di non parlare assolutamente con degli sconosciuti. Come non lo faceva nella vita reale, non doveva farlo neanche su internet. Ovviamente Christina cerca di rassicurare sua zia Ligia di stare tranquilla e sostiene che non parla con nessun sconosciuto. Ma la verità è che più passa il tempo, più Christina parla con il ragazzo che l'aveva contattata appena creato l'account, ossia Eclipse. E se siete un minimo pratici, saprete anche che in queste chat room si inizia con un "come stai? Come ti chiami? Che fai di bello?" per poi finire a scambiarsi fotografie più o meno briconcelle. Eclipse infatti chiede ben presto a Christina delle fotografie e Christina se le fa scattare da una sua amica per poi ovviamente inviarle al ragazzo. Christina ormai passa intere serate collegate a internet e una sera sua zia si rende conto che Christina ha addirittura chiuso a chiave la porta di camera sua. Shelley quindi bussa alla porta di Christina per chiederle che cosa stia facendo e perché si sia chiusa in camera. La ragazza sostiene che sta sentendo le sue amiche del gruppo delle cheerleader. E in effetti, anche se Christina ha un comportamento un po' strano, Shelley controlla e vede che effettivamente stava chattando con delle amiche. E quindi
si tranquillizza e non si preoccupa più di tanto. La zia di Cristina quindi esce dalla stanza della ragazza e la invita ad andare a letto. Ma appena Shelly lascia la camera di Cristina, la ragazza riceve un nuovo messaggio da Eclipse. Il ragazzo le chiede: "Dove eri andata, piccola?" Lei risponde che stava parlando con sua zia e lui ribatte con: "Sempre ok per domani sera?" Cristina risponde: "Sì, passami pure a prendere dopo le prove delle cheerleader." Ed è in questo caso che il mondo virtuale arriva anche nella realtà della giovane, che di base decide di incontrare un perfetto sconosciuto. Arriva quindi il 7 febbraio del 2002. Cristina vuole assolutamente conoscere il suo ammiratore online, ma è consapevole che sua zia non glielo permetterebbe, quindi organizza una specie di incontro segreto. La ragazza quindi mente a sua zia Shelly e dice che dopo le prove delle cheerleader sarebbe andata al centro commerciale con delle sue amiche. Il primo appuntamento va bene. E dopo 2 mesi, Cristina continua a vedere e a sentire il ragazzo che nella chatroom appunto si chiama Eclipse. Nonostante ciò però non dice assolutamente nulla a sua zia Shelly. Cristina continua a mentire dicendole che al centro commerciale si andava a incontrare con le sue amiche. Poi però arriva un giorno e succede una cosa un po' particolare. Shelly riceve una chiamata a casa da un certo Carlos che chiede di parlare con Cristina. Ovviamente la zia dice che Cristina non è in casa, ma promette che avrebbe detto a Cristina che un certo Carlos l'aveva chiamata. In effetti Shelly sa lontanamente chi sia Carlos, perché gli aveva parlato Cristina di questo ragazzo. La ragazza le aveva confidato che giocava a basket e che l'aveva conosciuto durante le prove delle cheerleader. Quindi ogni venerdì Cristina va al centro commerciale e ogni venerdì sera Shelly la va a recuperare. Quindi appena Shelly va a riprendere Cristina al centro commerciale, le chiede chi sia questo Carlos, ma soprattutto le fa un'altra domanda. Le chiede quanti anni abbia. Cristina a quel punto dice che ha 14 anni, è un ragazzo molto dolce, però sua zia le dice che è davvero troppo piccola per frequentare qualcuno. La ragazza la rassicura, dicendo che non era assolutamente pronta a fare esperienze bricconciere di qualsiasi tipo. Intanto però Cristina si avvicina a dei vestiti sempre più audaci, che tra l'altro sua zia le impedisce di indossare. Shelly sostiene che fino a quando i vestiti di Christine erano femminili, un po' sagomati, andava bene, però i vestiti attillatissimi no, non erano ancora adatti per una ragazzina di quell'età. E in effetti Cristina ha solo 12 anni, ma si era sviluppata molto prima delle sue coetanee e aveva un modo di porsi, di muoversi e di parlare che la faceva apparire come una ragazza di 17-16 anni. Intanto Cristina comunque continua a parlare con il ragazzo che si faceva chiamare Eclipse, che in effetti le fa diversi complimenti, le dice che la divisa da cheerleader le sta benissimo. E Cristina a quel messaggio risponde esattamente queste parole: "Non ci credo che hai parlato con mia zia, ho dovuto dirle che hai 14 anni." Ed ecco che qui scopriamo il collegamento. Carlos, il ragazzo che aveva chiamato a casa di sua zia per chiedere di Cristina, era proprio Eclipse, ma soprattutto da come parla la ragazza si intuisce che è anche più grande di lei, probabilmente di parecchio. Cristina comunque è solita frequentare le chat room dove si parla di macchine veloci. E ovviamente flirta con i ragazzi che la contattano. Aveva già conosciuto Carlos, il ragazzo che come nickname aveva Eclipse, ed è molto incuriosita verso tutti gli altri ragazzi della chat. Inizia quindi a sentirsi anche con un certo Hotest, e anche con lui si ritrova proprio al centro commerciale. Nonostante ciò, però, la ragazza dà comunque appuntamento a Carlos per la stessa sera. Arriviamo quindi al 17 maggio del 2002, sono circa le 17:40 e come ogni venerdì Shelly accompagna Cristina al centro commerciale. La zia, prima di salutarla, le chiede di entrare nel centro commerciale per controllare se le sue amiche erano già arrivate, in quanto sua zia non si fidava assolutamente di lasciare Cristina da sola. Aveva paura che le potesse succedere qualcosa, quindi Cristina esce dalla macchina, entra al centro commerciale per poi uscirne poco dopo e avvisare la zia che era tutto a posto, le sue amiche erano arrivate. Prima di tornare dalle sue amiche, Christine cerca di trattare con sua zia l'orario, nel senso che sua zia di solito l'andava a prendere sempre alle 9 in punto, però in questo caso Christine tenta di aggiungerci una mezz'oretta, quindi chiede alla zia se può andare a prenderla per le 9:30. Shelly però è irremovibile e le dice: "No, Christine, ti vengo a prendere alle 9." La ragazza alla fine accetta ed entra al centro commerciale. Quindi verso le 9 Shelly, la zia di Christina, va al centro commerciale per andarla a prendere e riportarla a casa, ma Cristina non si vede. Arrivano le 9:10. Shelly inizia ad arrabbiarsi perché è evidente che Cristina è in ritardo. Però, passati 5 minuti, Shelly inizia a provare paura. Shelly, alle 9:30, esce dalla macchina proprio per chiamare la sicurezza del centro commerciale. E in poco tempo, nel centro commerciale, inizia a rimbombare tra le pareti questa frase: "Messaggio per Cristina Long. Cristina Long è pregata di recarsi al banco della sicurezza." Però ancora la ragazza non si vede.
Shelly, sua zia, è rimasta all'ingresso fino alle 10 meno un quarto. Poi decide di chiamare la polizia per denunciare la scomparsa di sua nipote. Inoltre Shelly al centro commerciale a un certo punto può fare poco o niente, quindi ritorna a casa. Dopo circa 3 ore, Shelly viene contattata dal detective Mark Williams della polizia di Danbury, che in effetti le chiede se Cristina è possibile che sia scappata di casa. Ma Shelly dice che assolutamente non è possibile, Cristina non farebbe mai una cosa del genere. A questo punto Shelly dice al detective che Cristina sarebbe dovuta uscire con 2 sue amiche, ossia Anna e Shelby. Quindi il detective inizia a provare a contattare le varie amiche con cui la ragazza sarebbe dovuta uscire, scoprendo che nessuna di loro aveva visto Cristina quella sera. Però una delle 2 amiche rivela al detective la verità. Shelly, la zia di Cristina, non ne sapeva niente, ma Cristina frequentava regolarmente un ragazzo di nome Carlos. A questo punto il detective, una volta preso il racconto dell'amica di Cristina, inizia a immaginare che questo Carlos probabilmente è un adulto, un uomo, e non di certo un coetaneo di Cristina. Arrivano le 2 del mattino e il detective Williams bussa alla porta di Shelly, principalmente per capire chi diavolo sia questo Carlos. Era un ragazzo che frequentava le superiori oppure era ancora più grande? Il detective quindi non perde tempo e chiede immediatamente a Shelly di questo Carlos. Le chiede se sa qualcosa di lui, se Cristina le aveva parlato di lui. La donna risponde immediatamente: sì, conosco un certo Carlos. Ha circa 14 anni e una volta ha chiamato anche a casa, però non so molto di lui. A questo punto il detective Williams dice alla donna che forse Carlos non ha proprio 14 anni, anzi c'è la possibilità che sia anche più grande, e quindi chiede a Shelly se può controllare il computer di Cristina. Il detective è sicuro che, guardando il computer della giovane, avrebbe potuto effettivamente trovare qualche indizio davvero rilevante. Quindi il detective Williams entra nella chat room che è solita frequentare la ragazza e tenta di loggarsi col suo nickname, ossia Long Too Hot For You. La password gliela svela sua zia, convinta di saperla, ma la verità è che Cristina l'ha cambiata. E questo in effetti è il primo indizio di Shelly, il primo campanello d'allarme. Cristina su internet faceva sicuramente delle cose che non avrebbe dovuto fare. In ogni caso, in mancanza di password, l'unica cosa che resta da fare è controllare il suo internet provider. Però, senza un'autorizzazione o un mandato, è davvero difficile ottenere delle password da dei provider. Ma il detective Williams non molla e dopo circa 2 ore riesce a ottenere la password per entrare nella chat room che frequentava Cristina. Una volta entrati nella chat room, quello che scoprono è abbastanza lampante. Erano mesi che Cristina si scambiava messaggi bricconcelli con Eclipse, ossia Carlos. E a quel punto sia il detective che Shelly si rendono conto che Christine probabilmente portava avanti una relazione con un ragazzo molto più grande di lei. A questo punto però il detective Williams cerca di indagare un po' più a fondo, leggendo le varie conversazioni intraprese dalla ragazza in questa chat room. E in effetti il detective trova 2 nickname in particolare con cui Cristina ha avuto a che fare. Uno si chiama Eclipse, ossia Carlos, ma ce n'è anche un altro, un ennesimo ragazzo che ha il nickname di Otis. Ben presto il detective Williams alza il telefono, proprio per chiedere informazioni su quei 2 account in particolare. Le ricerche continuano fino a mattina e in questo modo arrivano le 7. Sono passate 10 ore dalla scomparsa di Cristina. Il detective viene contattato e finalmente riceve le informazioni che cercava. Eclipse è un account che appartiene a Carlos Estanchero e non ha 14 anni, bensì 22. Una volta scoperta l'identità del ragazzo, il detective cerca di capire dove viva per poi andare a bussare alla sua porta. Mentre il detective si dirige a casa di Carlos, pensa che sia necessario scoprire anche chi ci sia dietro l'account di Hottest. Quindi cosa fa? Allerta un'altra unità chiedendo loro di rintracciarlo. Il detective Williams quindi bussa alla porta di Carlos Estanchero. Non gli rivela subito il motivo per cui è lì. Solo una volta entrato, il detective dice a Carlos con molta naturalezza che stanno indagando su un caso di scomparsa e la protagonista della triste vicenda si chiama Cristina Long. Carlos chiede immediatamente se il detective si stia riferendo a Chrissy e il detective subito incalza dicendo: ah, quindi la conosce. Carlos a quel punto si rende conto che non può mica tornare indietro e quindi dice al detective che sì, conosce Cristina. Però appena il detective inizia a rivolgergli qualche domanda, Carlos ha davvero enormi difficoltà a rispondere. È insicuro, si inceppa mentre parla, balbetta. E di fatto questo per il detective Williams è un segnale. C'è qualcosa che non va. Carlos sa qualcosa. Il detective Williams quindi inizia a fare delle domande a Carlos. Gli chiede dove era la sera precedente tra le 6 di pomeriggio e le 10 di sera e lui risponde balbettando una risposta del tipo: sì, ero qui, sì sì, ero a casa. Sembra quasi voglia convincere più se stesso che il detective. Dopodiché Carlos inizia a dire con un tono per niente sicuro, tremolante, che in realtà lui, Cristina, non la sentiva da settimane.
Però ammette che avevano avuto un contatto via internet. Il detective Williams a questo punto si rende conto che Carlos in qualche modo pare stupito dalla scomparsa di Cristina. Non è assolutamente del tutto convinto, il detective crede che Carlos si nasconde qualcosa. Quindi gli dice che si sarebbero sicuramente rivisti. Il fine del detective era assolutamente scoprire che tipo di rapporti avesse Carlos con Cristina. Arriviamo alle 3 del pomeriggio del 18 maggio. Cristina è scomparsa da 18 ore. La polizia sa benissimo che in questi casi, superate le 48 ore, è davvero molto più difficile ritrovare una ragazzina scomparsa. Di conseguenza iniziano a setacciare tutto il quartiere. La polizia di Danbury usa tutte le sue risorse proprio per trovare Cristina Long. Il detective Williams, sì, ha parlato con Carlos, che è uno dei due sospettati. Ma nel frattempo hanno anche scoperto finalmente che si celava dietro il nickname di Otis. È un ragazzo brasiliano di 25 anni e si chiama Sol dos Reyes. Il detective Williams quindi interroga anche lui e la prima cosa di cui si accorge è della mano del ragazzo, è fasciata. Il detective Williams quindi interroga anche lui. Il ragazzo risponde che si era ferito cercando di aprire il cofano della sua macchina, che poi si era richiuso esattamente sulla sua mano, facendogli del male. Durante l'interrogatorio, Sol ammette di entrare ogni tanto nelle chat room, ammette di conoscere Cristina e sostiene anche di averci chattato qualche volta. Però non ammette di averla incontrata. Il detective a un certo punto si spazientisce e gli dice: Sol, abbiamo letto le chat, vi siete dati appuntamento ieri, quindi dove diavolo è Cristina? Il ragazzo ripete che non ha idea di dove si trovi Cristina. A questo punto il detective Williams pensa che il ragazzo sappia molto, ma molto di più di quello che gli sta dicendo. Peccato che non abbia prove sufficienti per trattenerlo. Sol, per di più, era brasiliano e la sua famiglia viveva ancora del tutto in Brasile. Il detective è sicuro che se non avesse trovato delle prove, Sol se la sarebbe data a gambe. E una volta tornato in Brasile, a questo punto il caso di Cristina si sarebbe rivelato un cold case. Quindi il detective Williams chiama l'FBI e chiede proprio a loro di interrogare Sol dos Reyes. Sono esattamente le 18:15 del 18 maggio e Don Kebler, un agente speciale, accetta di dare una mano alla polizia locale per questo caso. Quindi Kebler inizia l'interrogatorio con Sol. L'agente va subito al sodo e chiede: Sol, sai dove si trova Cristina? Sol dice in continuazione: Signore, io non lo so proprio. Ma l'agente Kebler sostiene che era più che evidente che il ragazzo gli stesse mentendo, oppure nascondendo qualcosa. Quindi non molla. Di conseguenza l'agente speciale inizia a tempestarlo di domande. Inizia a chiedergli: Sai che età ha Cristina? Dimmi dov'è Sol. Sol, devi dirmi dove si trova Cristina. Lo so che lo sai. Devi dirmelo. Arriva ad un certo punto che Sol neanche più risponde a voce, fa semplicemente no con la testa. Ma l'agente Kebler è cocciuto, sa che Sol probabilmente sa qualcosa e quindi non molla assolutamente. E quindi gli dice: Ok Sol, allora cominciamo da capo. Tu sai dove si trova Cristina? Il detective glielo ripete in tanti modi diversi, ma il senso è sempre il medesimo. E poi conclude con questa frase: Lo so che lo sai Sol, ho letto tutti i messaggi che vi siete scambiati, li ho letti. Quindi faresti meglio a parlare. A questo punto Sol inizia parzialmente a vuotare il sacco. Sol quindi sostiene che lui e Christine si erano accordati tramite chat per vedersi proprio venerdì sera. Si erano effettivamente visti e Sol l'aveva portata in un parcheggio molto vicino al centro commerciale e aveva fatto con lei delle cosine sporcaccine, ovviamente sottolineando che la ragazza era ben d'accordo di farle. Dopo aver fatto le loro cosine sporcaccine, Sol sostiene che l'ha lasciata andare, semplicemente. Quindi l'agente speciale Kebler gli pone una domanda che già gli aveva fatto. E quindi gli chiede: Sol, tu sai quanti anni ha Cristina? Sol risponde subito: Ed è sicuro, ha 18 anni. A questo punto l'agente speciale continua a punzecchiarlo dicendogli: Ah sì? Ma sei proprio sicuro di questa cosa? Sol a quel punto si spazientisce e dice: Ma che importanza ha? Lei era d'accordo, no? Ecco, forse Sol ignorava che c'era una bella differenza tra avere 12-13 anni e averne 16 o 18. L'agente speciale gli fa nuovamente la stessa domanda: Dove si trova Cristina? E a questo punto Sol sostiene che la ragazza aveva impegni con qualcun altro, doveva incontrare qualcun altro. Quindi, dopo aver fatto le cose sporcaccine eppure alla svelta, l'ha lasciata andare. Sol, però, in questo interrogatorio non si è reso conto di aver confessato letteralmente un crimine federale. L'agente speciale Kepler contatta il procuratore del Connecticut, che lo autorizza a procedere all'arresto di Sol dos Reyes per aver utilizzato internet con lo scopo di adescamento di minore. Nel frattempo, però, sono passate 24 ore e nessuno sa dove si trovi Christine. E siccome Sol dos Reyes sostiene di averla lasciata perché doveva vedersi con qualcun altro, magari il colpevole è Carlos, il primo sospettato.
In ogni caso, il detective Mark Williams crede che Carlos sappia qualcosina in più rispetto a quello che ha detto nel primo interrogatorio. Quindi torna a fargli visita e il detective, appena entra in casa, inizia subito a chiedergli in modo insistente dove si trovi Cristina. Carlos continua a ripetere: "Non lo so", ma mentre dice queste parole continua a balbettare, ansimare. Però Carlos una cosa l'ammette: sapeva l'età di Cristina, la sapeva perfettamente, e nonostante questa consapevolezza, il ragazzo ha comunque fatto cose bricconcelle con lei. E peraltro lo faceva anche da parecchio tempo. Quindi la polizia di Danbury ora ha in custodia ben due sospettati, ed entrambi, guardate un po', avevano delle relazioni bricconcelle con Cristina. Ormai sono passate 36 ore dalla sua scomparsa e i detective credono che Cristina Long sia trattenuta da qualche parte contro la sua volontà, anche se i due indiziati continuano a negare di sapere dove si trovi. Nel frattempo, ovviamente, la polizia ha continuato a cercare Cristina, sia a Danbury che nelle zone limitrofe, senza nessun risultato, purtroppo. Quindi l'agente dell'FBI, Kebler, decide di sottoporre entrambi i sospettati al test del poligrafo, ossia la macchina della verità. Inizia Saul, e quando la polizia gli chiede se sa cosa sia successo a Cristina, diventa lampante che stia mentendo. Il tracciato del poligrafo lo dimostra tranquillamente: Saul sa dove si trova Cristina. A 40 ore dalla scomparsa della ragazza, Saul finalmente dice agli agenti: "Vi porto da lei". Quindi conduce i poliziotti nella zona in cui abitava. Era una zona residenziale con parecchie villette una a fianco all'altra, e lungo un tubo di scolo, purtroppo, i detective trovano la ragazza. Sol dos Reyes parla di un giochino bricconcello finito male, in cui inavvertitamente ha strangolato la ragazza. Sol dos Reyes decide di non andare in giudizio, ma patteggia per un'ammissione di colpevolezza di omicidio di primo grado, sperando in una sentenza ridotta. Peccato che non serve a nulla. Sol dos Reyes viene condannato a 25 anni di prigione senza condizionale. Mentre Carlos Estanquero viene ugualmente condannato per aver avuto rapporti bricconcelli con una minorenne e deve scontare 46 mesi di reclusione. La tragedia di Cristina fa il giro della nazione e questo caso viene ricordato come il primo caso di una ragazzina freddata attraverso internet. Cristina era una ragazza comune, forse un po' sprovveduta, ma a 12 anni chi non è sprovveduto? Vi ho parlato di questo caso perché oggi si conoscono quasi più persone su internet che nella vita reale. Cristina, quando ha deciso di trasportare il mondo virtuale in cui viveva sempre di più nella sua quotidianità, ha fatto un grave errore. Credo che oggi sia scontato dire che bisogna fare attenzione, specialmente nelle varie chat di incontri. Oramai ci sono addirittura le applicazioni per cellulari e quindi diciamo che è tutto a portata di click. Ma la verità è che a Cristina la scoperta di internet le è costata la vita. Detto questo, ragazzi, io ho finito di sproloquiare in questo video. Fatemi pure sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo caso. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Io vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.